Una buona serata e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Pescara. Dopo l'udienza di questa mattina è arrivata la convalida del fermo per Federico Caporale, che domenica scorsa ha colpito con colpi di arma da fuoco Jelfri, il ragazzo 23enne dopo giorni in rianimazione in condizioni stabili. Vediamo. Il fermo è stato convalidato e è stata applicata una misura cautelare in carcere. È arrivata la convalida del fermo da parte del GIP di Pesaro per Federico Pecorale, che nell'udienza di stamani si era avvalso della facoltà di non rispondere. Al 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio a Jelfri, il cuoco 23enne di un ristobar a Pescara, è stata disposta la misura cautelare presso il carcere di Ancona. Pecorale è accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. Il legale conferma la scelta di procedere con il rito abbreviato, condizionato però da una perizia psichiatrica. Durante l'interrogatorio di garanzia, diciamo nella parte tecnica, nome, cognome, residenza, Federico è andato completamente in blocco, non ricordando assolutamente nulla di dove fosse nato, quale data. E quindi ho potuto vedere che nel momento in cui Federico va sotto pressione, nel momento in cui viene stretto da una morsa psicologica, Federico va in blocco. E questo mi fa pensare che il giorno dell'evento sia successo effettivamente qualcosa di simile. La cottura degli arrosticini resta, anche secondo l'avvocato, l'unico movente che ha portato il suo assistito a compiere l'atto. Raccontare questa storia è paradossale, ma in realtà tutto nasce da una cattiva salatura di questi arrosticini che scatena comunque una discussione. Questo lo dice il teste che era presente, quindi la ragazza che è assistito ha riferito proprio questo. Pur non avendo il porto d'armi, Pecorale ha agito con una pistola illegalmente detenuta. Questo perché, spiega l'avvocato, aveva paura di essere preso in giro per la sua disabilità. Basta vedere il video e vedete come cammina. Lui aveva paura di essere preso in giro e ha preso questa pistola oramai da anni, però non ha mai fatto uso, però l'ha sempre portata con sé. Intanto Jelfri, dopo essere stato sottoposto a due interventi d'urgenza, è stato trasferito dalla rianimazione alla neurochirurgia. Una buona notizia per familiari e amici, visto che attualmente il ragazzo è stabile e cosciente. Il neurochirurgo, il dottor Donato Zotta, invita comunque alla prudenza, riferendo che il quadro neurologico complessivo potrà essere chiarito solo nei prossimi giorni. E i commercianti di Pescara scendono in strada per chiedere più forze dell'ordine. Al loro fianco il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Paolo Renzetti. Stiamo parlando del quadrilatero che va da Corso Vittorio Emanuele, via Leopoldo Muzzi, Riviera, Piazza Italia, con dei focus particolari in zone pericolosissime che sono Piazza Santa Caterina e Parco Florida, giardinetti di Piazza Primo Maggio e portici di Piazza Salotto. Cosa accade? Qui vengono bande criminali, delinquenti, spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della notte. I cittadini, i commercianti non ce la fanno più. Voi immaginate che i commercianti si vedono entrare persone balordi, ubriachi, drogati all'interno dei propri esercizi, vomitano all'interno, urinano sulle vetrine e spesso sono costretti a chiudere il locale, un commerciante che deve chiudere a chiave il locale e aprire solamente quando riconosce il proprio cliente. È qualcosa di assurdo, non si dica più che Pescara è una città tranquilla, è una città che sta subendo un'escalation sulla sicurezza enorme. Ci sono situazioni gravissime anche all'interno di questi parchi che abbiamo detto dove si spaccia droga. Qui vengono dalle periferie, si stanno spostando, ecco l'analisi sociologica del fenomeno. Bande di baby gang che vengono dalle periferie, ma a volte anche criminali pregiudicati, ostentano i loro muscoli qui e solo qualche giorno fa hanno preso a pugni, a sberle un ragazzo, l'hanno fatto cadere rovinosamente a terra e c'è un video che va girando. Quindi tanti di questi casi. Cosa si potrebbe fare? La ricetta ce l'abbiamo in tasca e si dovrebbe fare. Le amministrazioni preposte devono istituire un presidio fisso H24 di polizia in Piazza Salotto, come è stato fatto in altre piccole metropoli, e poi ripristinare subito l'agente della polizia locale in Piazza Santa Caterina, che si occupa di vigilare in quel quadrilatero, e nel Parco Florida. Quando c'erano, il problema si risolse. Si respira qui nel centro un senso di insicurezza. Soprattutto la notte. Noi respiriamo qui proprio un senso di disagio e insicurezza, anche nel vicino Parco Florida, che è il parco per eccellenza del centro. La nostra città è una realtà piccola, bisogna controllarla e non dobbiamo essere preda di malviventi.
La pagina del lavoro si chiama Garanzia di occupabilità per i lavoratori, l'iniziativa fortemente voluta dal governo e che mira al rilancio delle politiche attive proprio sul lavoro per l'Abruzzo. Come ha spiegato l'assessore Pietro Quaresimale, saranno disponibili 40 milioni di euro. Vediamo. Assessore, oggi in conferenza stampa viene illustrato questo importante progetto, si parla di occupazione mai come oggi importante. Fondamentale per gli effetti negativi della pandemia che ha avuto ripercussioni sul mondo del lavoro, e questo piano di politiche per il lavoro è veramente rivoluzionario, ha una dote finanziaria di circa 40 milioni, metteremo in campo una serie di misure, circa 5 che va a soddisfare per il 2022 circa 14.000 abruzzesi. Si tratta di misure riguardanti incentivi all'occupazione di over 50, giovani, disoccupati, donne e anche disabili, ma soprattutto cercheremo di dare incentivi a quelle aziende che sono in crisi affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali. Sapete benissimo che ci sono diverse crisi aziendali e quindi con queste misure cercheremo di fronteggiare questa emergenza a tutti gli effetti. Quindi sono molto soddisfatto che è stata data attuazione a questo piano, autorizzato da ANPAL, quindi a breve partiranno gli avvisi e con queste misure cercheremo appunto di dare una risposta alle tante problematiche dei lavoratori abruzzesi e cercheremo di creare nuova occupazione. Logicamente vicino alle misure di inserimento al lavoro ci sono misure formative, perché è fondamentale qualificare i profili professionali, perché spesso c'è lavoro ma mancano determinati profili. Dopo gli avvisi, quando ci saranno i primi effetti di questo programma? Io direi già dopo l'estate, perché gli avvisi saranno pubblicati prima dell'estate. Subito dopo l'estate daremo attuazione a questi avvisi. Dobbiamo dare una forte accelerazione anche a livello procedurale, perché spesso la burocrazia rallenta, ma ci stiamo attivando per accelerare tutto. Ed ora il consueto aggiornamento con la pandemia nella nostra regione. Sono 1.723 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1.251 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 3.909 e tamponi antigenici 9.690 è pari al 12,67%. Gli attualmente positivi sono 45.027. Invariati i ricoveri complessivi, ma aumentano quelli in terapia intensiva. 313 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica e 13 con due nuovi ingressi sono in terapia intensiva, mentre gli altri 44.701 sono in isolamento domiciliare. I guariti odierni sono 1.603, 6 i decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così a 3.145. E noi rimaniamo in ambito sanitario, perché la ASL Teramo sarà capofila per il progetto regionale Agicot, che prevede la presa in carico di anziani e fragili dopo le dimissioni dall'ospedale. Si tratta di un nuovo modello organizzativo sul territorio che è stato finanziato dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo con oltre 1 milione di euro. Tania Bonici Castelli. Anziani e fragili, una volta dimessi dall'ospedale, avranno finalmente una rete di assistenza appropriata sul territorio, presso il loro domicilio, attraverso le RSA o altre strutture dedicate. È un modello organizzativo denominato Agicot, un progetto finanziato con 1.100.000 euro dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo e che vede l'ASL di Teramo, prima azienda abruzzese, dove sarà realizzato. Nel definire la progettualità, preziosa è stata anche la collaborazione dell'Università di Firenze. Un progetto importante che aiuterà il paziente una volta uscito dall'ospedale. Ecco, come sarà sostenuto? Sì, questo è un progetto finanziato dal Ministero, un progetto regionale che vede l'ARS di Teramo come prima sede sperimentale e poi sarà spalmato anche su tutte e tre le altre ARS. Progetto fondamentale perché si concentra sulla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dall'ospedale. E quindi che è la famosa integrazione tra ospedale e territorio. Seguiremo i pazienti sia a domicilio sia attraverso l'assistenza domiciliare, ma anche nelle strutture protette, nell'RSA. Ci sarà la presa in carico attraverso un'unità di valutazione e attraverso un'equipe multidisciplinare. È importante perché la vera innovazione della rete territoriale sarà proprio questo, è questa forma di esperienza.
sperimentazione che noi abbiamo messo in atto, una rete territoriale che attraverso il DM71 e attraverso il PNR si concentrerà proprio su questi livelli che presentiamo con questo progetto. Nel corso della presentazione a Teramo del progetto Agicot è stato ricordato inoltre come l'Abruzzo sia tra le regioni italiane con il maggior numero di anziani. Questi pazienti spesso occupano posti letto in ospedale per lungo tempo perché non c'è nessuno che possa prendersi cura di loro in famiglia. Questa nuova rete di assistenza territoriale farà in modo che negli ospedali ci sia maggior capienza per gli acuti. Voltiamo ancora pagina. Oggi a Pescara il convegno internazionale organizzato da Arap Abruzzo denominato Energy for the Future of Industrial Areas. Vediamo il servizio. L'Abruzzo protagonista della transizione energetica grazie alla costruzione di una filiera dell'idrogeno green, della componentistica alla logistica per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico e alla successiva distribuzione e utilizzo come alternativa alle fonti fossili, non più solo per ragioni ambientali ma anche e soprattutto di sostenibilità economica e finanziaria. Se ne è parlato questa mattina a Pescara all'Aurum nel corso di un convegno organizzato dall'Arap Abruzzo. A livello territoriale Arap, che è il braccio operativo della regione Abruzzo, non può che aver fatto un ragionamento con il presidente Marsiglio, con l'assessore Campitelli, per stringere le fila e avere un approccio sistemico su questa tematica per rafforzare il tessuto connettivo delle imprese, e uno di questi argomenti non può che essere quello delle rinnovabili, e questo si è materializzato anche attraverso la DGR 44 del 2022 su un bando per il recupero delle aree industriali dismesse. E poi è chiaro che noi ci candidiamo con la nostra organizzazione, la Regione Abruzzo si candida a diventare con DI, con il cui accordo diciamo noi oggi presentiamo tutti gli assetti strategici di attività di Arap e dell'assessorato all'ambiente per i prossimi anni, ci candidiamo a diventare l'hub italiano dell'idrogeno. Abbiamo capito soprattutto in questo periodo che l'energia è sviluppo, è futuro, è insediamento industriale, è competitività delle aree industriali. Noi come Arap abbiamo la responsabilità di gestire le aree industriali e quindi vogliamo guardare avanti e vogliamo entrare nel mondo dell'energia per offrire energia sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico alle imprese insediate. E si è svolto questa mattina a Penne il convegno Rigenerazione dei borghi e neopopolamento, spunti di riflessione per l'area vestina fra confronti e buone pratiche, organizzato dalla Confcommercio di Pescara con la collaborazione dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. Si è trattato di un importante momento di confronto nel corso del quale i relatori intervenuti hanno proposto idee progettuali per la rigenerazione dei borghi dell'entroterra. Al centro del dibattito la necessità che le comunità locali condividano un progetto di rilancio che punti al rafforzamento della coesione sociale e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che caratterizza i borghi. Per questo è stata sottolineata la necessità di varare una legge regionale ad hoc che possa prevedere incentivi per gli alberghi diffusi, investimenti per garantire la transizione al digitale per imprese e cittadini dei borghi, sostegni per l'insediamento e lo sviluppo di attività commerciali e di servizio e per l'avvio di progetti per l'accoglienza turistica. Cambiamo argomento, torna per le strade del centro storico di Chieti l'ultrasecolare processione del Venerdì Santo, appuntamento immancabile per la città teatina, che è il commento dei comitati. Vediamo. Quella che si svolgerà tra due giorni a Chieti sarà la prima processione dopo due anni di pandemia, un appuntamento immancabile per i cittadini e per quanti, anche se residenti fuori dall'Italia, tornano a Chieti proprio in occasione della processione del Venerdì Santo, la più antica d'Italia. Quest'anno si svolgerà sempre per le vie del centro cittadino, partendo da Piazza San Giustino intorno alle ore 19. Sarà una processione in sicurezza, con l'obbligo di mascherina, e sarà vietato seguire il corteo. Proprio ieri, infatti, il sindaco ha emesso nella quale vengono definiti i regolamenti e i comportamenti da attuare per evitare i rischi di contagio da Covid-19. In linea con la relazione tecnica degli organizzatori, la processione con il suo coro diretto dal maestro Loris Medoro attraverserà le vie del centro cittadino seguendo lo stesso iter degli anni scorsi, con un
un'unica variante. Il corteo attraverserà via Toppi e sfilerà dritto fino alla Trinità per poi tornare alla cattedrale percorrendo via Marco Vezio Marcello. Quali sono le novità di quest'anno rispetto agli anni passati dopo 2 anni di pandemia per il coro e l'orchestra dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti? Inizialmente abbiamo provato per circa, noi abbiamo 40 giorni di preparazione, quindi nella prima parte solo coro da una parte e orchestra dall'altra, poi ci siamo riuniti nelle ultime prove, coro e orchestra insieme. L'ultima prova l'abbiamo tenuta ieri sera e siamo pronti per questa processione. Non ci sarà la prova generale in cattedrale, la consueta prova generale delle ore 12, questo per ovvi motivi di sicurezza, per evitare assembramenti è stato così deciso, però diciamo che il nostro iter di preparazione è completo, siamo pronti e non possiamo negare che specialmente nei primi giorni c'è stata una forte commozione ricominciare dopo 2 anni di silenzio, anche se abbiamo cercato di ovviare questo silenzio del miserere nella nostra città con le conosciute esposizioni con il miserere dai balconi che abbiamo dato alla città in questi 2 anni. Presentato questa mattina all'Università di Teramo il volume Pensare la pace, una raccolta di lezioni tenute circa 20 anni fa dal compianto Luciano Russi, professore di filosofia del diritto e rettore dell'Ateneo Teramano per 11 anni. Russi viene ricordato attraverso iniziative culturali della fondazione che porta il suo nome. Vediamo. Pensare alla pace è un volume che raccoglie le lezioni di un corso avanzato di storia delle idee politiche e sociali svolto all'Università degli Studi di Teramo circa 20 anni fa dal professor Luciano Russi, quando l'opinione pubblica mondiale era scossa dalle notizie del conflitto in Afghanistan. Russi ha guidato l'Ateneo Teramano come rettore dal 1994 al 2005 ed oggi la fondazione che porta il suo nome presenta questa raccolta che spiega la pace e che sembra essere perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo. Luciano Russi come concepiva la pace? Concepiva la pace come un facere, dice lui, un costruire e quindi, come mostra anche l'antologia, cioè tutti i brani che ha scelto, come quello che deve essere in fondo il fine principale della politica, perché è l'unica condizione nella quale una comunità si può sviluppare, può, diciamo, trovare il proprio benessere e pertanto deve essere anche il problema principale della riflessione politica. I brani che ha scelto nell'antologia, tutti convergono nella stessa direzione. La pace è un obiettivo e del pensiero che ci deve essere prima di tutto, e dal pensiero tradursi nell'azione degli uomini che hanno nelle mani le sorti delle comunità. La pace non va solamente declamata, ma va studiata. La pace va studiata, va applicata e ci deve essere proprio un approccio dottrinale, quindi non possiamo parlare di pace soltanto in modo contingente quando c'è ovviamente un episodio bellico o una guerra in atto, perché questo poi scatena ovviamente delle reazioni di tipo istintivo. Insomma, basti pensare il dibattito sulle armi o meno all'Ucraina, ma la pace va affrontata proprio come momento di studio e di approfondimento anche e soprattutto lontano dalla guerra. Luciano Russi era suo marito, lei è presidente della fondazione che porta il suo nome. Questa fondazione che scopo ha? Beh, chiaramente ha lo scopo di mantenere in vita il suo ricordo e di portare avanti quelli che erano i suoi interessi, che devo dire erano diversi, di diversa natura, che andavano oltre alla storia del pensiero politico, al giornalismo, alla comunicazione, alla poesia, che lui scriveva poesie, e allo sport. Infatti sapete, insomma, che qui aveva fondato un corso di laurea in diritto e economia dello sport. E quindi la fondazione adesso, quest'anno compie 10 anni, farà un'altra serie di eventi che continuano in qualche modo quelli già fatti, come per esempio l'assegnazione del premio Luciano Russi e poi un riconoscimento ad un professore che si è distinto per i suoi lavori scientifici.
Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport, ultima trasferta di campionato per il Pescara che domani sera alle 21 sfiderà la Pistoiese al Melani. Il pari non serve a nessuno, i biancazzurri hanno necessità di vincere per ambire ancora al terzo posto, i toscani devono farlo per sperare nella salvezza diretta. Rientra Memusciai, assenti Zappella, De Risio e Chiarella. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. L'ultimo turno di campionato ha riaperto uno scenario che sembrava superato. Il Pescara può fare ancora un pensierino al terzo posto ed ha chance ancora più concrete per il quarto. Per migliorare la classifica però servirà vincere domani sera a Pistoia contro gli arancioni di Marco Alessandrini, a loro volta in zona play-out, bisognosi dei tre punti per sperare nella salvezza diretta o, alla peggio, per avere il fattore campo nel ritorno dei play-out. Punti pesantissimi quelli in palio al Melani, stadio dove il Pescara non gioca dal 14 dicembre 2008, quando i biancazzurri di Nanu Galderisi pareggiarono 2-2 dopo essere passati due volte in vantaggio con Felci e Zeitulaev, per poi subire le reti di Bellazzini e Guerri. Nell'impianto toscano i precedenti parlano a favore della Pistoiese, vittoriosa 4 volte a fronte di 3 pareggi e 2 vittorie del Delfino, una in Coppa e l'unica in campionato in Serie B il 12 novembre 95 firmata di Gian Natale con Franco Oddo in panchina. Del novembre 2000 l'ultima vittoria arancione con gol partita dell'ex Lambertini, una Pistoiese guidata da Beppi Pillon che aveva in campo Andrea Barzagli, Ciccio Baiano e Mino Bizzarri. Chiusa la parentesi a Marco Orda, la stretta attualità racconta di un Pescara che recupera Memusciai che ha superato l'influenza. Arginata l'emergenza a centrocampo, De Risio è squalificato e per la sua seconda gara Luciano Zauri si affiderà a Pontisso in regia, affiancato da Pompetti e Diambò. Tutti con qualche acciacco, ma bisognerà stringere i denti. Out anche Zappella. In difesa toccherà Cancellotti e all'ex Frascatore sulle laterali, Drudi è in grosso al centro, conferma per il trio davanti Dursi e Clemenza ai lati di un altro ex Ferrari, 37 presenze e 13 gol in arancione nella stagione 17-18. Sarà a disposizione in panchina il baby delle Monache in arrivo da Coverciano, dove si trova per il raduno della Under 17 del selezionatore Bernardo Corradi. Nella Pistoiese assenza pesante sarà quella del centravanti Vano, squalificato. Fari puntati su Miloš Bocic, di proprietà del Pescara e che proprio a fine gennaio è stato ceduto in prestito ai toscani, e ora l'attaccante più in forma e principale minaccia per il Delfino. Al suo fianco uno tra l'abruzzese Di Massimo e l'extramano Pinzauti. Per il resto si va verso la conferma del 3-5-2 con cui il tecnico Alessandrini ha battuto il Modena e sfiorato il colpo a Gubbio, col figlio e fratello d'arte Portanova a dirigere la difesa, Mezzoni e Martina Quinti, Folprecht e l'esperto Suci a sostenere la regia di Marcucci, direzione di gara a Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, che non ha precedenti col Pescara, 1 con la Pistoiese, vittoria 1-0 sul Pontedera nel novembre 2020. E vigilia di campionato anche per il Teramo, al penultimo impegno della stagione regolare contro l'Ancona Matelica di Colavitto. Quasi tutti a disposizione per Guidi, che non avrà Jacoponi dal primo minuto e a rosso in dubbio dopo la seduta di oggi. Ma per la partita del Conero, dice l'allenatore, conterà solo l'aspetto temperamentale. Jacopo Forcella. Penultimo impegno della stagione regolare per il Teramo, che va ad Ancona contro la squadra di Gianluca Colavitto per blindare una salvezza quasi in cassaforte e anche per provare a sognare qualcosa in più. Concentrazione massima, quella che chiede Federico Guidi, che ha visto qualche calo di concentrazione di troppo, che sarà, lo guiderà nello stilare l'11 di domani sera. È chiaro che l'aspetto mentale domani chi metterò in campo è perché lo reputo veramente pronto, ma dal punto di vista temperamentale, della battaglia, della voglia, perché penso che domani la prestazione deve partire da questo. Un'idea ce l'ho già, ma ieri avevo un'idea che oggi ho completamente stravolto nella rifinitura di oggi. Se domani vedo ciò che ho visto ieri, ricambio nuovamente la squadra. Ancora troppo presto per i bilanci, ma manca davvero pochissimo al finire della stagione. Il tecnico conferma qualche piccolo problemino per Rosso in avanti, ma soprattutto vorrà il massimo dell'impegno, perché una volta raggiunta la permanenza in Serie C, il Teramo può sperare, chissà, di fare il colpo grosso. Ma la squadra ha alternato cose estremamente positive, qualche errore l'ho visto
in settimana, tra l'altro è stato motivo anche della riunione tecnica di oggi, perché forse un po' di tensione si era un po' abbassata, e questo infatti anche in base a coloro che vedrò estremamente concentrati e volitivi, io sceglierò la formazione, perché non voglio che si ricada in degli errori che abbiamo commesso e dai quali dobbiamo aver imparato. Per il resto, dal punto di vista fisico, la squadra sta bene. L'unico ieri ha preso un trauma, una distorsione alla caviglia rosso, che lo valuteremo fino a domani. Oggi ha lavorato in maniera differenziata. Per il resto sono tutti recuperati, stanno tutti bene, tranne chiaramente i lungodegenti, e mi riferisco a Boa, Cucurullo e Bellucci, che stanno procedendo nei loro percorsi di recupero. Rimaniamo con la concentrazione, che la partita di domani è una partita fondamentale, uno per chiudere definitivamente un obiettivo che è rimasto aperto con un cavillo difficilissimo, però è sempre aperto, quindi le antenne dobbiamo tenerle sempre ben dritte, e dall'altro vorremmo cercare di regalarci quella che potrebbe essere veramente un'impresa, e tutto passa nella partita di domani. Poi domani al 95esimo forse sapremo molto di più e sapremo come dover affrontare anche l'ultima partita, quale possa essere il nostro obiettivo, quindi domani è a tutti gli effetti la partita, perché può chiudere un capitolo, aprirne un altro. Calcio giovanile. Dopo 2 anni di stop per la pandemia, Giulianova torna il Memorial della Penna, dedicato ai ragazzi dal 2009 al 2016. La manifestazione, che va dal 15 al 18 aprile, vedrà giovani calciatori di squadre importanti affrontarsi in Abruzzo in nome di una figura storica del calcio giuliese. Vediamo. Giulio Ettore ritorna dopo la parentesi Covid che ha coinvolto un po' tutti, il Memorial della Penna, 8ª edizione, dedicato ai ragazzi dal 2009 in giù, un evento importante per la città di Giuliano, anche per il calcio regionale. Sì, per fortuna torniamo dopo 2 anni, come dicevi tu, purtroppo di stop forzato per il discorso Covid. Siamo all'8ª, saremmo stati alla 10ª, siamo all'8ª edizione. Da quest'anno novità importanti sono che partecipano diverse squadre professionistiche, tipo Ascoli Pescara, Bologna, Sampdoria, Parma, Avellino. Insomma, abbiamo cercato di alzare un po' il livello tecnico del torneo, anche se comunque parliamo sempre di ragazzini piccoli. Come dire, la cosa più importante è che si divertano. Assolutamente, anche perché veniamo da un periodo recentissimo in cui anche le disavventure della nostra nazionale ci hanno portato a ragionare sul futuro del calcio italiano, partendo proprio dalla base. Come sta la base? La base, almeno vedendo i risultati della nazionale, come dici tu, non sta benissimo. Sarebbe il caso di rifondare tutto da sotto, però non è un'operazione semplice, è un'operazione che secondo il mio piccolo e modestissimo parere ha bisogno di anni di programmazione e di lavoro. Senti, tornando al Memorial della Penna, innanzitutto spieghiamo il perché è intitolato a Della Penna questo Memory. Beh, io penso che Emilio Della Penna per Giulianova sia la storia del calcio giuliese, no? Perché ha giocato, poi ha allenato a livello di settore giovanile nel nostro, diciamo, piccolo palmarès giuliese di 10 scudetti vinti a livello nazionale, lui ne ha 25 come mister, e poi è stato il primo a creare la scuola calcio, da cui sono passati tanti e tanti ragazzi dal 1983. Abbiamo, come ho detto, da quest'anno aperto, invitato queste squadre importanti, tipo, ecco, la Sampdoria, il Bologna, il Parma, oltre a quelle, l'Avellino, oltre a quelle locali che ci hanno sempre sostenuto, tipo il Pescara e l'Ascoli, appunto per cercare un confronto,
cercare di far confrontare i nostri ragazzini, anche quelli che in questo momento sono nelle società dilettanti, con realtà diverse che possono essere da stimolo per andare avanti. I luoghi dove si giocherà? I luoghi Giulianova ed Alba Adriatica. Dico Giulianova Alba Adriatica su tutti i campi perché per fortuna siamo quasi a 150 squadre, quindi si giocherà in tanti impianti sportivi nelle due cittadine. Centro comunque del torneo sarà Giulianova. Volevo ringraziare anche, colgo l'occasione per ringraziare Giampaolo Morsa, con cui collaboro dal 2019, dalla scorsa edizione, perché senza la sua organizzazione, che lui è presidente della Sporting Tour, certo da soli non ce l'avremmo fatta ad organizzare tutto questo. E questa sera non perdete alle ore 21 l'appuntamento con Pallavolley, il format sul mondo della pallavolo regionale condotto da Sergio Zappalorto, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.